Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo 7. Quest'oggi vi voglio proporre un video molto particolare perché ci troviamo nell'autostrada di Tokyo. Andremo a fare un piccolo raduno con le migliori auto giapponesi presenti sul gioco. Naturalmente è impossibile metterle tutte perché bisogna anche tener conto delle varie cavallerie dei mezzi. Ho cercato di mescolare auto più o meno dello stesso livello e credo di aver raggiunto un buon punto. Il nostro raduno inizierà naturalmente nell'autostrada sud, passando poi per quella centrale e infine fuggiremo per il lato est. Per questo test ho deciso di optare per tre auto. Naturalmente, come ho già detto prima, è impossibile poterle guidare tutte, quindi ne ho scelte tre. Utilizzeremo la Nissan Silvia S15 di Han del film Tokyo Drift, per poi passare alla Mazda RX-7 di Toretto del primo film di Fast and Furious, per poi infine passare all'Integra Type R DC2 di Mia del primo film di Fast and Furious. E per non perdere ulteriore tempo, direi che è arrivato il momento di buttarci in piena notte nell'autostrada di Tokyo. La nostra nottata inizia qui. Abbiamo un sacco di mezzi molto interessanti. Ricordiamoci che non è una gara, è un raduno, è un'uscita. Un'uscita serale nelle autostrade di Tokyo. Abbiamo l'R33 di Leon e l'Integra Type R DC2 di Mia. Sentite che sound, raga. Oddio, arriviamo praticamente a 9000 giri. Sentite la turbina come fischia. Quinta. Occhio. L'S14 di Letti. C'è anche l'RX7 di Toretto. Spinge, L'S15 di Anna. Con calma, con calma. Cazzo, quanto frena. Occhio. Pazzo a infilarsi così, eh. Ragazzi, stiamo un po' esagerando, eh. Parlo di tutti, naturalmente. Con calma, con calma. Occhio, c'è stato un tamponamento, ma io non c'entro nulla. Strano ma vero. Cazzo. Oddio, 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 oddio. Stiamo esagerando. Chiameranno subito la polizia così, eh. Tiralo, tiralo. Mamma mia. Oddio. Colpito il muro. Sono abbagliato da tutte queste luci delle auto, dell'autostrada, della cartellonistica di questa Tokyo. Mamma mia. Occhio che qua si buttano all'interno. Diamogli un po' di spazio. Mamma mia ragazzi, un treno sta macchina quando metti la quinta. Sa che stiamo comandando il gruppo, eh. Non credo ci sia qualcun altro là davanti. No, c'è qualcun altro. Andiamo a prenderlo. E poi cambiamo uscita dell'autostrada. Non dovevo mettere la sesta, ho esagerato un po'. Volevo sentire il sound di questa S15. Ok, un po' di limitatore glielo facciamo sentire. Minchia, va che fiamme che spara dallo scarico. Mamma mia. Ok, siamo pronti per cambiare uscita.
Ci vediamo dopo. Siamo usciti dall'autostrada sud e ci siamo diretti in centro. Mi sono fatto prestare l'RX7 di Toretto, una replica. Cazzo. Naturalmente ho dovuto dare la mia S15. Vediamo cosa sa fare questo giocattolo, senza magari rovinarglielo. Fa fatica a entrare la quinta? Che l'avete già sfondata? Signori, fa meno giri della mia, eh. Però è comunque una bestia. Occhio. Minchia, che botta ha preso l'S14 di Letti, avete visto? Vai! Cazzo! Mi ha spintonato da dietro sto maledetto. Ancora? Oh, ma che cazzo vogliono da me? Ho l'auto più bella? Probabile, eh? Tiralo! Tutto flat sono. Occhio, occhio. C'era il suono del limitatore, non so se l'avete sentito. In mezzo a tutto sto casino. Ora è entrata bene. Ragazzi, il centro di Tokyo è veramente spettacolare. Guarda questo. Teniamo d'occhio anche gli specchietti, che magari può succedere che chiudiamo la traiettoria a qualcuno. Come canta sto motore. Occhio. Ha lasciato spazio. Ne approfittiamo. Vai, 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 tirala, tirala, tirala. Non troppo, sennò mica gliela roviniamo, eh. Ok, che sono mezzi preparati per fare ste cose, però non è bello che rovini l'auto di un altro, o no? Minchia, si sentono tutti i giunti dell'autostrada, eh. Su questa parte centrale. Prima a sud non era così. Devono averla riassestata con dei lavori. Occhio, minchia, come mi chiudi. Occhio. Non ci passiamo. Abbiamo trovato un barco. Però qui chiude. Parzializziamo bene. Stacchiamo un po' prima perché cazzo. Contatto evitato. Non è entrata la marcia, ok. Con calma, con calma. Meno male non ho scannato subito in uscita, che questo ha frenato troppo. Occhio a chiudere. Direi che possiamo passare per il lato est dell'autostrada.
con la prossima uscita. Ok ragazzi, ci siamo diretti nell'autostrada est per questa parte finale della serata. Mi sono preso l'Integra Type RTC2 di Mia. Occhio perché qua già si crea il panico, come potete vedere, col discorso pioggia. Minchia come sottosterza. Bisogna andare molto cauti qua, eh. Adesso non so a chi è passata la mia S15, perché saliamo in auto così, tipo a sorteggio, quindi è tutto un po' randomico. Occhio, con calma. Cazzo, piccolo contatto. Questa si può tirare molto nel lungo. Arriva quasi a 10.000 giri, arriva. Ok, se la prendono tutti con molta calma. Occhio. Minchia come sottosterza, raga, con la pioggia. Abbiamo una frazione anche un po' più debole, quindi il proprietario ha detto di fare attenzione a chiunque fosse capitata. Minchia, quanto freni, ragazzo! Ha il coraggio pure di tagliare poi. Adesso nel tratto rettilineo la scanniamo per bene. Vai, vai, vai! Minchia ragazzi, siete proprio dei criminali! Ma che cazzo fa questo con l'R34? Ma scusa! Che stringe così tanto. Adesso la tiriamo, adesso la tiriamo. Vai, vai, vai. Mi sa che ha solo 5 marce, se mi ricordo bene quello che aveva detto il proprietario. Però mi ha detto che corre. Non quanto un R34, però dai, riesce a fare anche dei miracoli. Prendiamoli un po' la scia. Mi sa che siamo quasi arrivati al limitatore, eh. Minchia, il volante trema tutto. Occhio, occhio, alza un po', alza un po'. Bella anche questa qua davanti. Dovrebbe essere una 186X, tecnicamente, se la memoria non mi inganna. Tiralo bene. Frenala un pochettino, evitiamo. Ah, tra l'altro ha smesso di piovere. Ah, brutta pozzanghera. Cazzo. Oh, porca Eva, raga. Non girava più. Freniamola un pochettino. Minchia raga, si sente che è trazione anteriore questa macchina, eh. Si sente subito. Un casino di sottosterzo anche a basse velocità sulla pioggia. Però ci ripaga il suono della turbina. Credo di essere quello che sta comandando il gruppo qui davanti, eh. Non vedo più nessuno. Tirala bene. Bene.
Così si tirano le onda. Mamma mia. C'è una bella coda, eh. Aspettiamo qualcuno. Ragazzi, mi passate un po' troppo vicini però, eh. Che spettacolo, ragazzi. Anche quella è bella, cazzo, la dovremmo provare. Minchia! Ma sei impazzito, fra! E niente, mi ha sfondato la macchina! È arrivato a tuono, raga! Ma non è che stava provando il tassino magico del NOS, come nel film! Occhio. Tiralo, tiralo. Ok, si sta asciugando anche l'asfalto. Dai, un'ultima tirata. Tagliamola un pochettino, così evitiamo magari gli impatti. Minchia, è uno spettacolo quel mezzo. Occhio. Cosa fai, Letty? Ancora. Minchia. Ma ragazzi, ma siete impazziti, oh, ma andate con più calma. Si è ingolfata la macchina, si è ingolfata. Maledizione. Guarda, anche altri due si sono girati. Occhio, Han, che cazzo fai? Troppo spirito di competitività c'è qui in mezzo, eh. Ok, però qualcuno ci ha aspettato, dai. Vai! Va bene ragazzi, arrivati a questo punto direi che la serata per le autostrade di Tokyo può finire qui. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate di questo video. Io come sempre vi ringrazio per tutto quanto... il supporto, ci vediamo al prossimo video!